Spalletti. ma se per caso con la... <coughs> se per caso con la Roma vinciamo mi viene poi per a dire in conferenza vedete che abbiamo le palle giusto per, giusto per capire giusto per capire perché sicuramente oggi le palle come sempre nei momenti importanti le lasciate a casa come sempre come sempre anche oggi l'ennesima conferma che noi non siamo da scudetto, perché adesso tutti quanti che diranno eh ma questo campionato è imprevedibile, oggi ha perso il Napoli, stasera può pareggiare il Milan, può perdere il Milan. Io, tu ora sei terzo in classifica, al ricordo di matematica sei terzo e se vuoi vincere lo scudetto le devi vincere tutte. E non, non, può anche, non può manco bastare. Non potrebbe bastare vincerle tutte. Devi pure sperare che il Milan e l'Inter inciampino. Ma voi vi pensate che l'Inter vista ieri sera col Verona perde punti? Io ragazzi, io dopo la vittoria con la Juve, io l'Inter ve lo dico: l'Inter vincerà, vincerà l'Inter alla fine del campionato perché la vittoria con l'Inter contro la Juve gli ha messo la benzina. La benzina che gli mancava. Ieri sera il Verone asfaltato. E tu contro questa Inter mi vedo, mi vedo il Napoli di oggi. Io, io, io... Voi mi dovete spiegare, no, Ma come cazzo fate voi a perdere in casa? Ma, ma, ma più c'è gente a sostenervi, voi più vi cacate in mano. Ma cosa dovete giocare con lo stadio vuoto? 8 gol abbiamo preso dalla Fiorentina 8 oh gol tra Coppa e Campionato 8 gol a, a Napoli contro la Fiorentina, la Fiorentina sem sempre la Fiorentina sempre la Fiorentina ci deve, sempre la Fiorentina sempre la Fiorentina sempre lei, è un incubo è un incubo sta futta cazzo di Fiorentina è un incubo oh Io, cioè Eravamo pure partiti bene con la giusta grinta, li avevamo messi sotto, poi arriva, il... avevamo pure fatto delle occasioni, ma se tu le crei le occasioni e non le butti dentro, poi grazie al cazzo che loro al primo tiro segnano, è, la legge, è una legge non scritta del calcio, gol sbagliato, gol subito, è proprio una legge non scritta, se tu crei, 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 e crei e non riesci a segnare. Grazie al cazzo che poi lo prendi in culo... Ok... Cioè... Che poi il gol di... Cioè, i tre gol della Fiorentina raga. I tre gol della Fiorentina... Cioè... Gonzalez... Che, che prende il palo e va sotto la traversa... In un posto imprendibile... Poi il secondo gol... Di Coné... Il primo gol in Serie A di Coné... Bra grandissimi... È eh, grandissimo... Il terzo gol Cabralle che, che cazzo di gol ha fatto Cabralle Che ragazzi Tre tiri Hanno fatto tre tiri Tre gol imparabili Tre imparabili E eh, mo pure il sole Madonna io, io non ce la faccio più A stare in sta casa eh. On, Sto cazzo di sole mi, mi rompe le palle Ogni volta Cioè raga Ha fatto tre tiri La Fiorentina Un gol più imparabile Dell'altro Ma io poi cazzo qua A me la cosa Che dà fastidio Ragazzi tu subisci i gol e scompari. Scompari. Oggi siamo andati a intermittenza. Primi dieci minuti fatti da Dio. Prendi i gol, scompari. L'ultimo quarto d'ora non siamo proprio usciti in campo. Sembravamo gli spogliatoi. Avevamo la testa già in spogliatoi. Entri nel secondo tempo. Ti prendi il cazziatore da Spalletti perché te lo sei preso. E si vedeva che l'avevano preso. Proprio l'emblema era Zelischi che mi ha rotto il cazzo. Io Zelischi non lo voglio più vedere. Basta rischi, devi startene in panchina, fai giocare Mertens voglio Mertens è entrato. Due palloni toccati. Alla, alla seconda pala toccata. Ha buttato dentro ha fatto il gol che ci aveva riaperto. Ci aveva messo tutto in gioco, poi si ripete. Cosa succede? Riprendi il gol e scombari Scombari e ti prendi il terzo gol, e lì proprio, raga, la partita era finita, era finita, era finita. Poi non, so, non si sa per quale grazia divina Osimè fa quel gol bellissimo all'83esimo. Ha fatto un gol, se la stoppa col petto, se la controlla e fa un gol della Madonna. Ma aspetti, ho I già, già sto incazzando perché fa uno solo. Ma pure il Cioè, io. Ma io. Ma, ma come pensate di. Mi piace durante la settimana tutte queste belle parole, noi, noi crediamo nello scudetto, eh? noi ci crediamo, noi vogliamo prendere per il culo i nostri tifosi e fargli credere che noi ci puntiamo allo scudetto, è bello, eh? poi ti vedi queste belle partite e capisci che ti prendono solo per il culo, ti prendono solo per il culo, perché è così? Perché una squadra che punta allo scudetto ne, ne fa tre nel quarto d'ora, nei primi 30 minuti, nel primo tempo, ti fa tre per la Fiorentina e chiude la partita eh no però il campionato è imprevedibile eh ragazzi oggi il Napoli ha, il Napoli ha perso settimana prossima può perdere l'Inter certo certo che chiediamo. Mo la prossima ci abbiamo la Roma ci abbiamo la Roma mi, mi fa piacere io fra poco bestemmio perché veramente il sole oggi mi sta rompendo il cazzo ma io, ma lo capite? allora il concetto è semplice no? Ve lo ripeto, una squadra se punta a vincere il campionato, le devi vincere tutte. tutte. Allora, io avevo, io avevo pronosticato così, no? Avevo detto, le sei partite finali le vincevi tutte. E poi c'era un, un pareggio tra Fiorentina e Roma e poi l'altra la vincevi. Ok? Quindi io tra Fiorentina e Roma pensavo di fare quattro punti. ma ne puoi fare massimo tre perché hai perso con la Fiorentina? È verso di nuovo in casa. Cioè, oggi, quest'anno al, al San Paolo, 5 sconfitte. 5. 5 sconfitte. Ma veramente facciamo? E questa è la squadra che punta lo scudetto? Ma cosa, qual è il vostro blocco mentale? Io non, non capisco qual è il problema. Che arriviamo sempre lì lì e prontamente sprofondate è una cosa cronica è fissa è costante è sempre così sempre sure. ma ringraziamo la madonna che ci abbiamo 11 punti sul quinto posto che ci teniamo una distanza tranquilla che dici per fortuna il quarto posto è archiviato meno male ma meno male a meno quello a meno quello cioè ragazzi stasera potenzialmente siamo a quattro punti dalla vetta io ve lo dico se, se, se il Milan se il Milan oggi vince io, bah, io io già con questa sconfitta per me non vinciamo non vinciamo perché io ve lo ripeto una squadra che punta a vincere il campionato le deve vincere tutte tutte il più possibile, il più possibile. Hai otto partite. Devi provare a vincere tutte otto. e otto. E, e hai già steccato questa qua. Cioè, raga io. io non, boh, boh, non lo so. Non so proprio che dirvi. Non so proprio che dirvi. Poi. c'è cioè, l'atteggiamento del secondo tempo, subito dopo l'intervallo, era pure buono. Spalletti li aveva ricaricati e niente. Non è bastato. E la, la cosa che mi, mi, mi fa incazzare è che tu, dopo il gol non reagisci, e quello è proprio: non reagisci, non reagisci ai gol. Fai tutto il contrario, ti scarichi, scompari, prendi i gol. Così, parabola discendente, sempre, sempre, niente. Eh. Oh. Oh. Ma spera che il Milan oggi pareggia. Almeno deve, deve massimo pareggiare anche se la partita col Torino a Torino è bella tosta, e ho visto che il Milan c'ha qualche indisponibile interessante. Però, raga, eh, non, non esiste, non esiste. Tu devi battere la Fiorentina, non puoi, non, pu non puoi ogni volta perdere sperando che quella sopra perda altrettanto, non funziona così. Non funziona così, non è che mo adesso dobbiamo campare sul fatto che noi abbiamo perso e perde pure il Milan stasera. Non è, una, non è matematica la cosa. Voi se mettete caso: il no, Milan mo al, al 94esimo segna il gol, e vince 1-0. Quelle sono belle vittorie, quelle sono vittorie da squadre che vogliono lottare per lo scudetto. Eh, mo, se stasera vince il Milan, che facciamo? Finito il sogno? Finito? Non lo so, bon. signori. Comunque per me, io per me la corsa va fatta sull'Inter. Perché per me, vi ripeto, l'Inter vincerà il campionato. E tu adesso l'Inter sei a pari punti. Ma stai sotto. Eh, stai sotto perché gli scontri diretti stai sotto. Eh, quindi adesso è come se avessimo un punto dall'Inter. Un punto. Un punto. E l'Inter ora c'ha la Roma. Che è l'ultima squadra che può levare i punti. Però ce l'abbiamo anche noi la Roma. Eh, ma la prossima settimana Napoli-Roma. Murigno che sta facendo i filotti di partita in Serie A e si sta giocando anche la Conference come la mettiamo? Ma, già, già, già mi vedo Spalletti che in, in, in caso di vittoria con loro mi dice vedete noi ce l'abbiamo le palle, noi possiamo lottare per lo Scudetto eh il mantello il Maradona è il nostro mantello da supereroe tutte queste belle cazzate che, non, che servono nient'altro a illudere i tifosi Tutto solo a questo servono Uiuh. Vabbè, basta, mi sono stancato. Domani ragazzi a mezzogiorno c'è la live reaction, come sempre. Eh, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, eh, fatevi sapere un po' la vostra sulla partita e eh, niente, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei nuovi video. Mi... Seguitemi anche sugli altri social, sempre le stesse cose ragazzi. Niente, vabbè. Mm. Sempre, dentro di me, pervade. Sempre lo stesso sentimento, ragazzi. Che quello sta, allora, la, delusio, la, la delusione la sta diventando rassegnazione perché ormai è una costante. Ogni volta che ci avviciniamo, cadiamo sempre, sempre, sempre. Niente, ragazzi. Ci vediamo. Ci vediamo domani con la live reaction Forza, Napoli, sempre. Ciao, voglio.